Weekend Donna, siamo in compagnia di Cecilia Spanu, partner di Fattore Mamma. Di che cosa si occupa Fattore Mamma? Che tipo di attività promuove? Allora, Fattore Mamma è un'agenzia di comunicazione che quindi realizza campagne web o eventi o attività varie di comunicazione, però con una particolarità, focalizzandosi sulle mamme, cioè facciamo cose, iniziative di comunicazione che sono rivolte in modo prioritario alle mamme, e lo facciamo attraverso delle mamme, cioè collaborando noi stesse. Io ho 4 figli, la mia socia ne ha 3, tutte le nostre collaboratrici sono quasi tutte mamme, e la cosa caratteristica è che noi lavoriamo cercando di usare al massimo le tecnologie, quindi favorendo al massimo le possibilità di flessibilità lavorativa. Io lavoro spesso da casa, vado in ufficio quando dobbiamo fare delle riunioni, quindi abbiamo un modo di costruire i progetti molto flessibile, e questo diciamo per una mamma è la cosa fantastica, perché poter fare un lavoro che piace con la passione, le competenze che si hanno, però non dovendo essere in ufficio dalla mattina alla sera è veramente il massimo, e si capisce anche nei progetti, che poi vengono veramente pieni di passione. Ecco, ma il vostro servizio in che cosa consiste? Allora, offriamo alle aziende delle campagne di comunicazione, quindi o le aziende che vogliono parlare solo alle mamme perché hanno prodotti per bambini, oppure alle aziende tipo case automobilistiche o qualunque altro prodotto che però vuole fare una campagna, diciamo, di nicchia, rivolgendosi in modo specifico alle mamme, si serve di Fattore Mamma per realizzare la campagna, quindi dal sito internet, dalla campagna online, da promozione. Realizziamo anche degli eventi ad hoc che coinvolgono delle mamme. La nostra caratteristica particolare è di fare campagne che non sono, cioè che non separano l'azienda dal suo pubblico, ma che creano una relazione, quindi la creazione di una community. Abbiamo realizzato progetti per grandi aziende. Il meccanismo vincente per noi è usare dei nuovi modi di comunicazione più relazionali, dove l'azienda parla con le mamme, chiede che cosa pensano veramente, e c'è uno scambio quindi a due vie. Ecco, abbiamo visto appunto anche recentemente dai telegiornali che l'impiego femminile, soprattutto dopo il secondo figlio, decade e decresce notevolmente. Questo è un aiuto per le mamme per poter continuare a lavorare? Sì, questa è un'opportunità in più. Infatti le persone che coinvolgiamo, con cui entriamo in relazioni, conoscendo cosa facciamo, rimangono un po' sbalorditi, perché se ci sono le competenze per lavorare con noi, è una situazione di win-win. Sono veramente contente di poter lavorare con noi. Ovviamente non risolviamo la situazione dell'occupazione femminile in Italia, assolutamente, diamo il nostro piccolissimo contributo. Ma è già qualcosa. Bene, grazie. Grazie a lei, arrivederci.